Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Marmellata di Wayne Santana con Tony F, Rosa Chemical e Radical, ma anche Moneymaker di Only One e Sapo Bulli. Come sempre, prima di cominciare vi invito sin da subito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale qualora non lo foste e se vi interessa il tipo di contenuti che porto, attivare la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate una serie di link che portano ai miei social, le playlist e anche il gruppo Telegram e direi che possiamo cominciare proprio da Marmellata, primo possibile estratto di un progetto solista di Wayne. Tutti gli indizi porterebbero a un succo di Zenzero volume 2, sia lui da un annetto a questa parte fa post su Instagram in cui sembra accennare a questa cosa e sia anche tutta questa cosa un po' della vapor che appunto fa proprio sui suoi social. Il primo volume per quanto mi riguarda è uno degli album più fighi usciti negli ultimi anni per quanto riguarda il rap italiano, ma Wayne dal 2016 in poi si è abbastanza perso, nel senso che ha avuto un downgrade a livello musicale abbastanza evidente e che piaccia o meno è una cosa oggettiva, possiamo dire. Sono proprio poche le strofe, se non proprio nessuna, che possono considerarsi a livello di SDZ, uscite chiaramente negli ultimi anni. Fare quindi un secondo volume è una cosa che sì, potrebbe farlo tornare in hype se dovesse uscire qualcosa davvero di ben fatto, ma anche potrebbe essere una grande delusione per tutti i fan comunque del 2016 e in generale tutte le persone che Succo di Zenzero l'hanno amato. Ti tiro un cazzotto se non la finisci. In questa traccia ci sono diversi ospiti, a partire da Tony F, quello più stretto, anche lui membro della DPG, ma anche Rosa Chemical e Radical, una coppia che tra di loro hanno collaborato anche in più occasioni, ma sinceramente tutti questi quattro nomi su un unico beat, che tra l'altro è prodotto da B-Dope, non me li sarei mai immaginati, perché, non lo so, sono dei mondi un po' diversi, un po' paralleli, oserei dire, però diciamo che metterli su un unico beat di certo mi incuriosisce, mi spaventa anche, però mi incuriosisce. Io direi che possiamo anche ascoltarla e vedere quello che ne è uscito. Nuova bandana. Con questi rapper ci faccio la marmellata. Fumo marmellata. Vestito Balenciaga. Bello ritornello. Torno e ti metto a catena. Questi rapper fanno pena. Quale davanti la scopo di schiena. Sono un bastardo, non è tutta scena. Nuova scarpa italiana. Costa 2000 soltanto perché ah, è rosa. Non è gang. Siamo coca e puttana. Tutti si dispiro, sembrate degli ops. Parli coi cops, non fatto con te. Lei la scopo in culo, così non facciamo film. Ok. Bitch, il cazzo non mi si alza. Quindi ora ne da un'altra. Sto sulla glory, su una res con il mio va bene. Posso sparare 100 colpi da una gamba. Va bene. Ok, posso dire già da subito che tutto sommato secondo me non è una brutta traccia. Wayne devo dire che l'ho visto in forma come non lo vedevo da un po'. Chiaramente per me non è ancora a livello del primo succo di Zenzero, perché era proprio tutt'altra roba. Lo stile è anche abbastanza diverso. Questa traccia è trap, quindi un po' quel discorso vapor, non lo capisco. Magari nell'album ci saranno altre tracce così. Però ha fatto veramente una bella strofa e anche un bel ritornello. Rosa non mi è dispiaciuto, nemmeno mi ha fatto impazzire, diciamo che non lo so, mi è piaciuto più Wayne. Tony F, ho sentito qualche commento in giro, abbiamo detto che aveva fatto uno strofone assurdo, diciamo che ha fatto il suo, non ci ho visto qualcosa di incredibile, ma anche lui ha saputo stare molto bene sulla traccia. E infine c'è l'ultima strofa di Radical. Per lui sono un botto contento, perché in quest'anno è arrivato a collaborare con Mambo Losco, meno male, e adesso anche Tony F e Wayne, quindi davvero GG, e ha fatto anche lui una bella strofa, diciamo che dopo quella di Wayne secondo me può considerarsi la migliore o almeno quella che mi è piaciuta di più. Per quanto riguarda la produzione ci sta, non è nulla di eccezionale, per me è un 6 perché alla fine fa semplicemente il suo lavoro per quanto riguarda l'accompagnamento delle quattro voci, però ripeto non è un beat di quelli che ti rimane in testa per quanto è bello come magari ce ne sono diversi in Succo di Zenzero, e anche da questo punto di vista quello musicale, da un eventuale secondo volume di SDZ io mi aspetto tantissimo, perché se quell'album è storico è un 50% merito di Wayne ma 50% anche merito delle produzioni che sono assurde, quindi da quel punto di vista dalle altre canzoni di questo progetto mi aspetto molto di più. Mi ha ricordato un po' quello di Lobby, forse quello di Beck è un po' più sul no melody, questo un po' più sulla trap, però la melodia di base mi ha ricordato quello, quindi alla fine tutto sommato mi ritengo più o meno soddisfatto. Non è una canzone che avrò in loop, però magari se qualche
volta mi ricapita ascoltarla, nemmeno sbocco. Detto questo, io passerei a Moneymaker di Oni One e Sapo Bulli. Oni è un artista che su questo canale ho già portato una volta, e sto parlando della traccia Radici con Side Baby, che ho reactato. Lui di base continua a non farmi impazzire e non me lo ascolto praticamente mai, ma devo dire che se messo nel giusto contesto, con magari anche il giusto featuring, sa rendere molto bene, e Radici nella prova, perché la sua parte, per quanto abbia preferito quella di Side, comunque è del tutto musicale e ci sta molto, cioè me l'ascolto volentieri. Lo stesso discorso si può fare un po' per Sapo Bulli, che come artista di base forse mi piace un pochino di più di Oni, ma anche lui negli ultimi anni si è un po' perso, un po' monotono, vabbè, non sto a ripetere sempre le stesse cose, fatto sta che comunque quando si mette sotto e messo nel giusto contesto, anche lui secondo me può fare grandi cose. In generale per me ha tutte le carte in regola per essere uno dei più grandi trap rapper in Italia, perché proprio ha personaggio, l'immaginario, il flow quando vuole, ripeto, lo sa prendere, i testi quando vuole riesce a scrivere anche qualcosa di un po' più figo dalle solite quattro cose che dice. Quindi diciamo che questi due messi insieme secondo me possono dar vita a qualcosa di carino e ascoltabile, per questo ho deciso di reactarla, ero curioso. La produzione in questo caso è stata fatta da Da Glock e direi che possiamo anche ascoltarla. Sono Moneymaker, dillo ai tuoi amici, le sta da noi, occhi non credo ciò che dici, stai con la Witton, nacchi la tuta, nel cazzo di blocco c'è chi l'alza lunga, ho un fucile che mi toglie l'invidia, perché prendo quello che non mi ha donato la vita. Tempo corre sopra il GMT, omici sul TG, c'è mio padre che soffre questo stato di merda, di notte non dormo, ce li ho nella testa. Perché è gay, perché succhia agli ops, tanto Dior, cucino bricks, alzo giù Benz, whipping in ski mask, no face no kiss, South babies, cosa nostra, Big Chopper sta fumando dalla bocca. Bello. Non puoi fottere con noi, come dicevo nell'intro, i due avevano tutte le carte in regola per creare una bella traccia e secondo me il risultato è più che discreto. Ci sta una canzone che comunque suona bene, ha delle belle strofe, rappate bene, bravo Oni One nella sua. Allo stesso modo Sapo Bulli, che è fit dopo fit, diciamo che sta incominciando anche, no, a ingranare, a riprendersi un po' dopo quel momento insomma in cui faceva una strofa uguale all'altra, diciamo post deluxe di FSK Trapsheet. Proprio una sua barra mi è piaciuta particolarmente, anche perché ispirata a una di Nardo Wii, che ora vi spiego subito. Lui dice il mio Draco è gay perché succhia gli ops, invece quella di Nardo Wii in Wu Won Smoke Remix è I think my Draco might be gay cause he blow N-word. Quindi Sapo ha cambiato giusto ops al posto di dire la N-word, però diciamo che il significato di base è quello. Cosa vuol dire? Io ci ho fatto anche un video in cui vado proprio a spiegare alcune delle barre più fighe del rap americano e vi lascio il link come sempre in descrizione, e ne parlavo giusto lì. In realtà questa barra ha un po' più senso in americano, perché c'è un significato di bloware che vuol dire proprio appunto risucchiare, lui l'ha tradotto, però diciamo che lì il gioco di parole funziona meglio, perché blowing deriva da blow che vuol dire appunto succhiare, basta pensare al solo blowjob, e in italiano non si ha proprio la stessa accezione di succhiare, chiaramente intende dire che succhia gli ops, nel senso succhia le anime degli ops e quindi di conseguenza le uccide. Comunque ripeto, passate dal video se siete interessati, perché lì spiego il tutto molto meglio. Quindi un po' come marmellata, due tracce carine, forse questa qui mi è piaciuta leggermente di più, anzi un po' di più. Voi quale dei due singoli avete preferito e perché? Chi è il vostro preferito in marmellata e chi avete preferito tra Sapo e Oni in Moneymaker? Lasciatemi un commento qui sotto in cui me lo dite. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video. Vi ricordo nuovamente di passare in descrizione, dove trovate i link dei miei social, le playlist e anche il gruppo Telegram. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, e noi ci vediamo ad un prossimo slap.